C'è un problema di quantità e un problema di qualità. Il problema di quantità è legato al fatto che noi dobbiamo investire nella formazione e nella produzione di professionisti sanitari, quindi medici, medici di medicina generale, medici ospedalieri, infermieri, operatori sanitari, cioè dobbiamo non rimanere, diciamo così, in una situazione di fabbisogno senza che vi sia una disponibilità appunto, diciamo, offerta da questo punto di vista. Quindi è un processo che non si può concludere in pochissimo tempo, ma si deve avviare subito. Su questo il governo ha dato segnali importanti, riducendo l'imbuto formativo, cercando di aprire appunto i nuovi scenari nell'ambito delle borse di studio e crediamo che si debba continuare in questa direzione. Poi c'è un tema anche di qualità, cioè quali professioni, era il tema di oggi, quali professioni dovremmo in qualche modo collocare nel futuro. Ecco, accanto alle professioni sanitarie, diciamo tradizionalmente intesi, anche figure professionali che possono interpretare meglio la digitalizzazione, che abbiano appunto un ambito anche manageriale e che possono essere di raccordo appunto tra le discipline, favorendo la multidisciplinarità. Quindi è un po' un appello anche al nuovo rettore Molari, quello di cucire sempre più addosso alle necessità della sanità anche i percorsi formativi. Noi stiamo già lavorando insieme con il nuovo rettore, il magnifico rettore Molari, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme, consapevoli di quelle che sono, diciamo così, le necessità da affrontare immediatamente e quelle che insieme possiamo progettare per il futuro, e devo dire che l'inizio è molto promettente. Quali sono le necessità che state affrontando in questo momento insieme? Beh, irrobustire tutta la rete della ricerca, per esempio, della ricerca anche traslazionale. Noi siamo, diciamo, abbiamo vari IRCCS in Emilia-Romagna, per esempio, quella di collocare diciamo, l'università più in una dimensione anche territoriale, che è la sfida del futuro, cioè non come un mondo chiuso, ma come un sistema straordinario di saperi che sia a disposizione del territorio. E che, insomma, con il rettore Molari stiamo interpretando anche costruendo qualche progetto. Ok, quindi non ce lo può anticipare questi Beh, non progetti. è, diciamo, Non è carino. il caso. Però prima il presidente Bonaccini diceva che sono attesi 1500 ricercatori da tutta Europa per il Tecnopolo, giusto? Certo. Quindi ricerca, sanità, ricerca, scienza e università sono estremamente collegati insieme. Assolutamente, l'università è la fucina dei saperi, la ricerca è la, diciamo così, condizione necessaria per collocare anche la qualità sanitaria del futuro ai livelli di adeguatezza massima che noi vogliamo raggiungere. E ovviamente la sanità ha dimostrato in questa pandemia quale sia la sua centralità nell'ambito non solo della tutela della salute, ma anche dell'economia italiana.